Allora, siamo qui a Caltanissetta per iniziare a conoscere il tracciato della Coppa Nissena che il nostro caro Salvo già conosce e siamo andati a vedere un po' le insidie principali e Del percorso. soprattutto tra le prime insidie c'è un asfalto nuovo in alcuni punti che fatto in questo periodo può essere anche un po', viene da dire, a tradimento. A tradimento Ecco fatto perché. 2 giorni prima della gara, Esatto. veramente non Quindi questo abbiamo. fa un po' paura, però noi siamo qui per questo, proprio per non impaurirci. E ora vedrete, abbiamo conosciuto anche qualche personaggio Di abbastanza spicco, importante nelle qualche salite, ecco, parente, diciamo, ovviamente anche sì. un po' conosciuto, ecco, Per chi possiamo segue le dire. salite sicuramente sa, Ci siamo non ha fatti bisogno di presentazioni. Esatto, ci siamo fatti dispensare qualche consiglio, anche se comunque i Ovviamente. consigli di questa gente è sempre quello di Cambiare frenare meno e accelerare di più. la domanda. Che dire? L'ambiente è sempre quello, bello, difficile prendere punti di Di riferimento riferimento perché perché sembrano tutte uguali. tutte le curve sono le stesse, Io come sono ben felice di aver dato un po' del mio supporto, se vi posso permettere di dirlo, non credo, importante a supporto. Salvo, e quindi ora ci vediamo domenica. Domenica ci vediamo sabato per le prove, domenica Esatto, per la noi gara. questo video chiaramente sarà pubblicato dopo la gara, Ovviamente. quindi abbiamo tutti i buoni auspici per fare qualcosa di buono, quindi per arrivare tutto bene con la macchina Tutto a sana e posto. salva, e poi chi vivrà vedrà. Vedrà. E Siamo speriamo qui. nel frattempo che su Instagram comunque ci avete seguito in tanti per questa gara, e saluto anticipatamente, visto che non lo sappiamo, chi è che ci è Chi è venuto a venuto a trovare trovare per la domenica, gara? che noi aspettiamo come Vi aspettiamo sempre sul ciglio della strada a a fare il tifo, fare e il tifo per noi. anche poi dopo per prenderci un caffè, perché Questo quello ovviamente, tutto non. all'arrivo, poi al bar qua sopra Esatto. per un buon caffè. Nuova Ciao. puntata di Born to Drive in salita che inizia alla grandissima con Christian Merli. E allora le prime domande, diciamo, sono spontanee quasi. E cosa ne pensi di questa gara e che emozioni provi a guardarla ogni anno? Ma è un tracciato bello, a me i tracciati veloci piacciono e qui non, la velocità non manca. E anche come configurazione, diciamo, di macchina, vedo che solitamente andiamo più forte nei tracciati veloci che in quelli lenti. Perciò vediamo, insomma. Quindi è adatto come tracciato Solitamente sì, per. poi vediamo, cioè, bisogna vedere anche gli avversari Certo, cosa questo è fanno. chiaro. E cosa ci dici un po' del pubblico? Io sono siciliano, quindi voglio sapere, sono Nemmeno. anche curioso Quello della tua sicuramente sensazione. è un pubblico sia qui che a Erice, c'è un pubblico fantastico, molto caloroso, si trova da poche, cioè, da poche parti in Italia trovi così tanto pubblico, così tanta passione per le cose che fanno. Questo per noi è sempre bello e fa piacere, insomma. Io non posso che ringraziarti, ti invito a seguire nel nostro piccolo vlog che è Born to Drive, le avventure del nostro Sabu che è nella veste di cameraman oggi, e non ci resta che ringraziarti e ci vediamo Grazie domenica a questo a voi. Va punto. bene, grazie a voi. Grazie. Ciao, ciao.
eccoci pre-gara con Christian Merli, post-gara con Salvo Lanzafame, il nostro driver di Bondo Drive in salita. Ciao ragazzi! Finalmente lo troviamo sorridente e soddisfatto, quindi la prima parola, la prima domanda più che la prima parola da fare è: che considerazioni hai di questa gara appunto dopo averla affrontata? Beh ragazzi, come dire, è una gara molto... particolare, una gara molto, molto veloce, un tracciato abbastanza impegnativo a livello sia di cuore che di fegato. Tu ti hai fatto anche una buona compagnia per studiare il percorso, quindi già hai visto anche la tipologia di gara qual è. Poi parliamo comunque di un circuito che è molto... è un'autostrada, diciamo che possiamo paragonarla a un'autostrada. Un'autostrada perché? Perché è molto veloce? Molto, molto veloce, diciamo, ci sono, sì, ci sono molte curve, ma diciamo che sono quasi rettilinee. Andiamo a parlare di un minuto e 51 del dottor Fagioli. E per questo parliamo di fegato. Perché molto... io sono andato a vedere, purtroppo, solo da spettatore, e credetemi, ci sono alcuni punti dove si sente che le macchine sono in pieno e non capisco come si fa. Sicuramente da dentro magari non ci pensi, ma questo ce lo deve dire lui. Sì, certo, da dentro un'emozione che non è facile descrivere. Vedere se la sei tu a tu per tu con la reale velocità della strada e affrontare quelle curve non è una cosa, diciamo, facile. Ci vuole molto, 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 ma molto, molto impegno, molto impegno. Sì, come... Ecco, la testimonianza di questa cosa è stata che comunque tu a ogni prova sei andato sempre a migliorare. Sempre a migliorare. Sì. E questa cosa è dovuta più che altro, visto che ne parliamo sempre, alla confidenza che man mano diciamo si incrementa con la Saxo, oppure anche dovuta al fatto che è la pista in sé che richiede molto adattamento, anche perché dobbiamo ricordare quando, ora non si vede, quando salivi con la 106, sì, hai fatto anche un primo di categoria, sì, qualche annetto fa, sì, quando non c'era la ruggine. Ecco. Parliamo male già di quasi 5-6 anni fa, sì, 5-6 anni fa, appena con la nostra. Diciamo, sì, i tempi sono scesi tra il sabato e la domenica, totale siamo scesi già quasi un quarto secondo, abbiamo tolto tra le prove del sabato e la gara 1 di domenica. Si poteva fare sicuramente molto, molto meglio, però diciamo non era una gara per me. Non era una gara, diciamo, da esagerare più di tanto, perché per una due esageri è una gara dove tu rischi, sono più i rischi che i guadagni. Quindi il nostro obiettivo era quello comunque di prendere sempre più confidenza con la macchina. Sì, comunque di fare vedere Bond to Drive in salita, quello, perché anche quello è il nostro obiettivo, portare Bond to Drive in salita e farlo crescere e far diffondere questa passione che mettiamo noi nella guida sportiva. Perché siamo nati per guidare, siamo, non ci stancheremo mai di dirlo. Per guidare. Allora, come ho detto fin dall'inizio di questa piccola parte di video, il pre-gara l'abbiamo fatto con Christian Merli, che è stato così gentile da concederci quattro paroline. E lui ci ha parlato di una macchina che si adattava al tipo di tracciato, sì, perché comunque anche lui ci ha confidato che si sente più a suo agio nei circuiti più veloci, nei tracciati più che circuiti più veloci. È andata bene, perché comunque sì, è arrivato secondo assoluto e per carità, qua un tempo siamo tutte persone che vorremmo fare da togliere sicuramente il cappello, no. Però c'è stato qualcuno ecco che si è intromesso tra lui e la vittoria, che è stato il Simone Fagioli dell'occasione, che comunque c'è sempre lì, anche i nostri complimenti chiaramente vanno anche a lui. E tu mi hai raccontato di un aneddoto, che hai visto che durante le prove Merli comunque sembrava, per come ci aveva anche detto, un po'
più avanti, più diciamo, anche con il feeling, con il tracciato stesso. Durante la notte, raccontacelo tu. Qualcosa è successa e... Quindi siamo a dei livelli alti, perché comunque... Cioè, là si parla comunque di altissimi livelli, perché parliamo comunque di macchine molto, molto, molto sofisticate, molto prestazionali, dove ogni piccolo dettaglio fa sicuramente molta, molta differenza. Abbiamo visto, si sono visti i risultati tra Merli e Fagioli, che parliamo che c'era un bel po' di distacco il sabato. Ed è riuscito a mettersi avanti addirittura. È riuscito a mettersi avanti. I decimi, esatto. Però diciamo ogni decimo là conta tantissimo. Conta tantissimo, sì. Dicevo, io sì, ho notato che anche Fagioli stesso, appena arrivato, tolto il casco, era un po' incredulo. Incredulo, che... sì, cioè, non è... Anche poi sul podio, che siamo andati a salutarlo, comunque ero ancora incredulo del risultato. Quindi complimenti anche al suo team, perché sì, poi ci dimentichiamo sempre, tra virgolette, vengono menzionati poco in questo mondo tutte le persone che lavorano dietro ai piloti, ma sono... Non direi fondamentali, ma di essenziali. Più, di diciamo più, che sono indispensabili. Esatto, è impossibile. E questa è stata l'ennesima dimostrazione. Sì, 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 sì. Perché hanno fatto dei lavori molto certosini. Sicuramente hanno funzionato, e questo ce l'hanno detto i risultati. L'orologio non mente. Esatto. Io poi volevo chiederti anche un'altra cosa. Noi, i nostri cari seguaci che ci ascoltano sempre e che ci guardano e che ringraziamo sempre, ci sentono dire spesso che tu devi prendere il feeling con la macchina, che tu ti devi adattare un po' alla macchina. Quindi io ci tenevo un po' a chiederti dov'è che magari tu dalla prima gara di quest'anno a quella che c'è stata di recente, quindi la Coppa Nissera, dov'è che senti che è migliorato appunto il tuo feeling, se ti trovi meglio con le frenate, cos'è andato migliorando durante la stagione? Questo durante è la stagione sono tante, diciamo, le cose che piano piano abbiamo messo a punto, un po' anche il motore, già la Jeremy era un po' così, non riuscivamo a esprimere l'erogazione, la giusta erogazione che avremmo voluto, e finalmente siamo arrivati già, dovevamo testarlo alla Chiaramonte Gulfi, però causa tempo, causa tante situazioni. Avete visto, se non avete visto, andate indietro di una puntata. Diciamo, non abbiamo potuto capire un granché, però diciamo la Coppa Nissena posso dire che quello che noi ci eravamo preposti, finalmente diciamo i risultati sono usciti fuori. Anche il feeling con la macchina, diciamo, è iniziato a essere di nuovo più o meno come prima. Dobbiamo azzardare un po', allungare qualche staccata, perché abbiamo cercato di fare delle staccate non molto rabbiose, onde evitare. Quindi tu stai individuando che la, diciamo, il prossimo passo da fare sono le frenate. Quindi. Sì, è solo un attimino di andare a rivedere semplicemente un discorso di guida a livello di staccate, a livello, perché come tenuta io non mi posso rallentare, anche ripeto, come abbiamo visto, ho notato alla Coppa Nissena il sabato mattina c'avevamo un po' il posteriore un po' scivoloso, che alla Coppa Nissena ti aiuta ben poco il troppo scivoloso di dietro, perché sono comunque tutte curve veloci dove non ti puoi permettere tante correzioni, anche perché prendere uno scivolone là significa fare danni, parecchi danni. Non abbiamo forzato più di tanto, anche perché diciamo non c'era neanche il motivo di forzare più di tanto, visto che eravamo fuori dal gioco del campionato, anche perché non abbiamo neanche iniziato il campionato quest'anno dalla prima gara, abbiamo fatto solo queste tre gare. Ma per questo ci rivediamo l'anno prossimo. Per questo sicuramente l'anno prossimo iniziamo da Sortino e avanti, cerchiamo
cercheremo di farle tutte, quindi cercare di metterci in gioco per il campionato, quantomeno il campionato siciliano, e che già comunque è un buon obiettivo considerando che sì. Abbiamo visto insieme a tutti i nostri nati per guidare che comunque ci sono gare molto interessanti, sì, in Sicilia, sì, qualcuna purtroppo viene un po' più snobbata forse per le difficoltà che ci sono nel raggiungerle, però comunque un campionato siciliano è già qualcosa di abbastanza importante. Sì, perché anche dagli ultimi anni a questa parte, diciamo, sono cresciute notevolmente gli appuntamenti del campionato. Io mi ricordo quando iniziai io nel 2013-2014, si parlavano di erano 3-4 appuntamenti, già siamo arrivati a quasi 6-7 sì, appuntamenti, quindi diciamo un bel campionato. Le salite crescono, Bondo Drive cresce, quindi deve crescere anche Bondo Drive in salita, quindi continuate a seguirci, anche perché è vero che le gare sono quasi finite, ma non è detto che noi abbiamo intenzione di restare fermi, eh? Quindi seguiteci perché le novità non mancano mai. E se non l'avete già fatto, io come sempre faccio un po' il rompiscatole, iscrivetevi al canale e seguiteci nei principali social. Grazie.